Si chiama Stati d'Animo, la terza edizione della trilogia Il colore del pane, messa in scena nell'estate 2016 e 2017 al Lago Sinizio da Arti e Spettacolo. Stati d'Animo avrà luogo all'Aquila nei giorni 20, 21 e 22 settembre alle 21, location d'eccezione Borgo Rivera, il più antico nucleo della città dell'Aquila, dove trovano spazio le 99 cannelle e il Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo. Ed è proprio in collaborazione con il Polo Museale dell'Abruzzo diretto da Lucia Arbace, oltre che con l'associazione Presenza, che lo spettacolo verrà realizzato, avendo il progetto riscosso il plauso di Mauro Congeluti, direttore del Munda. Come negli anni precedenti, anche questo spettacolo vedrà la regia di Giancarlo Gentilucci e il testo di Roberto Capezzali. Stati d'Animo è appunto la terza parte e la conclusione anche di questo progetto, Il colore del pane. Veniamo all'Aquila perché ci ha colpito la qualità di questo museo, il Munda, dove devo dire gli aquilani forse se ne sono accorti poco, ma è un museo bellissimo e anche allestito molto bene. Siccome noi nella terza fase di questo progetto volevamo indagare gli stati d'animo delle persone, nella prima parte abbiamo indagato quelle che erano le migrazioni in generale, perché erano 2 anni fa, insomma, c'erano tutti questi problemi sui migranti, cioè abbiamo affrontato il problema in modo totalmente diverso da quella che era la cronaca. Nella seconda fase invece abbiamo voluto analizzare la migrazione che si fa dall'adolescenza all'età adulta. In questa terza fase, con Stati d'Animo, vogliamo invece ribadire la necessità della migrazione che ognuno di noi fa attraversando la propria vita, cioè di riuscire a comprendere cosa ci ha lasciato il passato, i nostri antenati, e cosa noi dobbiamo essere in grado di passare alle nuove generazioni, salvando il tutto utilizzando la cosa più semplice e anche più economica, che è la cultura. La messa in scena coinvolge 40 interpreti, trattori, cantanti, danzatori, musicisti e tecnici. La narrazione si svolge lungo un percorso e utilizza diversi linguaggi artistici e installazioni video, e consentirà di ammirare anche opere d'arte originali inserite nello spettacolo. Per gli spettatori sarà un'occasione unica di vivere uno spettacolo di teatro cinematografico nella meravigliosa cornice del Munda. Con il biglietto del costo di 10 euro è inclusa anche una visita al museo. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la libreria Polarville in via Castello all'Aquila. È uno spettacolo molto complesso, ci saranno 5 videoproiezioni, ci sono attori, cioè musicisti, danzatori, è uno spettacolo complesso. Tutto questo però siamo riusciti a mantenere un prezzo bassissimo di 10 euro. Abbiamo artisti, tra l'altro, sia locali, perché è venuta a vivere all'Aquila un'attrice che si chiama Veronica Visentin e noi l'abbiamo, spesso collaboriamo con lei. È arrivato un attore molto bravo, Graziano da Milano, che è un attore insomma che noi avevamo ospitato in uno spettacolo fantastico nella stagione. Insomma, ci sono tante figure, per cui vedere questo spettacolo sarà sicuramente gradevole. In più c'è un lavoro di videomapping sul museo proprio, e l'abbiamo prodotto con una performer polacca e un artista siciliano, Pulvirenti, che lavora proprio sui videomapping ed è uno conosciuto in Europa per la qualità del suo lavoro.